Allora, vabbè, la bugia e la mitomania, sicuramente ci sono dei periodi e dei momenti della vita in cui ci si rifugia nella bugia, è inevitabile, delle volte. Poi, si impara. Ecco, noi paradossalmente con una storia creata, inventata, artefatta, cerchiamo di restituire la massima verità di qualcosa. Sempre, quindi ecco, questo è quello che mi piace sempre di questo mestiere, l'essere e non essere insieme, cioè è una verità, ma è una verità artefatta, però c'è del vero. È stato per me divertente perché una delle prime battute di Clara è che faccio l'attrice su una tournée che mi parte a teatro, invece questo non è vero, quindi anche questo potermi prendere un po' in giro per me è sempre molto importante e ci sta sempre. Quindi non lo so, il mio rapporto con la bugia, vedremo dei capitoli nelle prossime puntate, però ecco. Invece per quanto riguarda uscire, entrare da un personaggio, le porte sono sottili, nel senso si lavora, e io dico sempre che è come fare un riscaldamento, tu devi arrivare caldo sul set, devi arrivare pronto a qualunque proposta possa farti questo essere umano particolare definito regista. Il regista può chiederti una mattina di interpretare quella scena appesa, che ne so, a una finestra. Gli sono appesa, io ho pensato, cioè perché non dormi Simone la notte? La mattina c'aveva una figlia appena nata e quindi Simone non dormiva e ogni mattina ci metteva davanti a delle infinite possibilità. Io cerco di mantenere la mia vita privata, la mia vita personale fuori dal set, naturalmente, perché il set è il lavoro dell'attore, è un mestiere. Quindi cerco di preservarla in questo senso il più possibile, per cui sì, queste emozioni si donano al pubblico e alla macchina da presa e ai compagni di viaggio. Allora, guardi, condivido pienamente questo che ho detto. Una volta ho fatto un seminario con un insegnante russo che diceva lo spettacolo è come una fetta di torta che noi dobbiamo porgere al pubblico. Non è che dobbiamo masticarla e sputargliela addosso, nel senso che è impossibile dimenticarsi che c'è la macchina da presa. Noi recitiamo per un occhio che ci sta guardando e stiamo raccontando una storia a qualcuno. Quindi non esiste la possibilità di immersività totale. È sempre un gioco, perché altrimenti gli attori che muoiono nei film morirebbero, cioè non ci sarebbero più. Quindi è sempre un gioco, però anch'io penso, torni a casa la sera, torni a casa fine settimana, è chiaro che sei te stesso, c'hai i tuoi rapporti, eccetera, ma uno si esercita ad entrare e uscire con rapidità sempre maggiore dal personaggio, ma un po' resti permeabile, secondo me. Cioè non è così netta la cosa, cioè soprattutto per personaggi così coinvolgenti, non puoi fare totalmente, cioè è impossibile fare totalmente finta, devi andare ad attingere delle tue emozioni, perché le emozioni dei personaggi sono autentiche, devono essere vere e coinvolgenti. Però quei personaggi lì in qualche modo ti entrano dentro. Ripeto, io rivedevo delle cose di me nel personaggio, vedevo molti più Diego e Clara per strada mentre facevo il film. Avevo una percezione del mondo un po' diversa, mi rendevo conto di quante persone ci sono che fanno molta più fatica di quella che possono farne altre nell'esistenza quotidiana. Quindi sono d'accordo con Ellen Mirren, cioè è impossibile, anche se cioè, dice io faccio questo ruolo, adesso per i prossimi 2 anni non mi vedete. Come fai? Cioè, come fai se c'hai figli? Qualcuno lo fa. Cioè, so che ce ne sono alcuni, pochissimi, però allo stesso tempo non puoi neanche dire no, ma è tutto solo fuori da me. Qualcosa ti si impiglia dentro per un pochino, poi dopo impari a gestirlo. Però anche, non so, sul set, continuare a giocare con i tic ogni tanto, per me era diventata una zona, quella, la cosiddetta comfort zone, che è lo stesso motivo per il quale poi nasce un tic. Anche è un modo per restare nella tua concentrazione, non è che necessariamente sei dentro al personaggio e ti resti in una concentrazione, in una bolla, ti proteggi un pochino. Ecco, quindi secondo me è un discorso un po' più sfaccettato forse. Sì, posso dire con serenità che io ne so più di Ellen Mirren.